Ciao a tutti, questa è la Fuji X30, è una delle entry level di casa Fujifilm della serie X. È una fotocamera molto molto interessante per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, infatti offre buonissime prestazioni a un prezzo sotto i 500 euro. Comunque, non perdiamo tempo, andiamo a vedere se questa X30 fa al caso vostro o meno. Allora, le prime cose che saltano all'occhio sono due: la costruzione e la solidità, veramente eccezionali. Sembra di tenere in mano un blocco unico di metallo, visto che il corpo è completamente di metallo. È un po' pesantuccia, infatti, però dopo un po' ci si fa subito l'abitudine. Pesantuccia è un modo di dire relativamente vero, perché è molto piccola, quindi insomma il peso sarà quel che è. Quindi, costruzione veramente molto buona. L'interfaccia è, diciamo, limitata, perché è veramente, abbiamo solo lo stretto necessario. Infatti addirittura manca uno switch vero e proprio per accenderla e spegnerla. Lo dovremo fare con la ghiera dello zoom, ovvero portandola dalla posizione off a quella della lunghezza focale minima, quindi 21 mm, scusa, 28 mm. Non è una soluzione molto comoda, a mio parere, perché, per esempio, se vogliamo semplicemente dare un'occhiata alle impostazioni che abbiamo settato, dobbiamo accenderla, quindi dobbiamo togliere il coperchio, perché il coperchio non fa presa sulla ghiera, quindi non ci permetterà di accendere la fotocamera con il coperchio sopra. Quindi dobbiamo toglierlo, esporre la lente, quindi, e girare la ghiera. È un po' macchinoso come sistema di accensione, visto che se io voglio semplicemente guardare le impostazioni, vorrei, insomma, premere un tasto e andare a ciacciare, insomma. Però c'è da dire che se invece voglio arrivare alla galleria, basta tenere premuto il pulsante play e sono già dentro, non serve che tolga niente. Quindi, insomma, interfaccia un po' scarna, però abbiamo in compenso un mirino elettronico molto molto buono, qualità buona, non c'è lag, non affatica gli occhi se lo guardiamo. E in più ha una copertura del 100%, essendo elettronico. Abbiamo una hot show per dispositivi esterni, uno schermo da 3 pollici che è tiltabile solo in verticale e non completamente, quindi non può tiltare di 360 gradi. Anche questo è un po', diciamo, limitante, perché diciamo, se io mi voglio fare uno dei famosissimi selfie, non potrei tenere d'occhio l'esposizione, se sono a fuoco, se sono nell'inquadratura per bene, perché insomma non posso tiltare del tutto, anche se Fuji mette a disposizione l'app, insomma, per controllare da remoto la fotocamera. Inoltre, e infine, abbiamo l'interfaccia input-output, che è formata da un input jack da 2,5 mm, che può essere usato come microfono o come diciamo ospite per i controller remoti. Quindi qui riprendo un po' di punti la Fuji, visto che possiamo inserire microfoni esterni, anche se il jack è da 2,5 mm. Abbiamo anche una micro USB e una micro HDMI. Quindi questo era l'aspetto, diciamo, estetico. Adesso andiamo a vedere come si comporta dal punto di vista fotografico. Prima di andare a vedere l'aspetto elettronico, diamo un'occhiata alla lente, perché è fissa, quindi non si può cambiare. È una lente molto interessante, che dà prestazioni molto buone. Ha un diaframma composto da 7 lamelle, con un'apertura massima di 2,28, mentre la minima è fissa a 11. È molto luminoso, quindi forse anche un po' troppo. La minima distanza di messa a fuoco cambia a seconda della modalità in cui siamo, quindi abbiamo 3 modalità: abbiamo la modalità normale, quella macro e quella super macro. Abbiamo una nitidezza e una distorsione molto molto buone. La distorsione è praticamente inesistente, specialmente alle lunghezze focali maggiori, dove non abbiamo veramente niente, nessuna traccia di questo effetto, immagini perfette, mentre alle lunghezze focali minime, diciamo che qualcosina si può intravedere, ma veramente poca cosa. Per quanto riguarda la nitidezza, molto buona anche questa, dicevo, specialmente al centro, immagini già nitide alla lunghezza focale, all'apertura focale massima, veramente già molto nitide. Poi ovviamente le immagini iniziano ad essere anche più definite man mano che chiudiamo il diaframma, però insomma abbiamo prestazioni molto buone già alle aperture focali massime.
Abbiamo anche uno stabilizzatore ottico che riesce a compensare se stop, fa un buon lavoro. Potete vedere un confronto fra una foto scattata con e senza stabilizzatore, però la cosa che mi interessava di più di questa lente è il bokeh, perché con un'apertura di 2 e 2,8 mi aspettavo un bel bokeh. Infatti abbiamo veramente delle sfocature molto morbide che entrano in contrasto con le parti nitide, e questo tornerà molto utile e molto piacevole da utilizzare, specialmente con il macro, perché appunto avremo una primo piano dell'oggetto molto nitido e poi il contorno e lo sfondo morbido che, diciamo, avvolge il soggetto. Quindi, insomma, io è un effetto che userei all'infinito. Comunque, queste erano le caratteristiche della lente. Ora andiamo a vedere come si comporta la fotocamera vera e propria. Allora, il cuore della fotocamera è un sensore da 2 terzi di pollice X-Trans di una risoluzione di 12 megapixel e riesce a gestire tutto il comparto elettronico molto bene, partendo dagli ISO. Anche se il rumore inizia a introdursi da 400 ISO, non sarà difficile toglierlo in post-produzione anche agli ISO maggiori, quindi fino a 1600 abbiamo delle immagini perfettamente utilizzabili tranquillamente. Il rumore ovviamente inizia a farsi un po' più, diciamo, invadente a 1600, però diciamo che fino a 3200, con un po' di pazienza in post-produzione, potremo utilizzare le immagini se non dobbiamo né cropparle né ingrandirle e così via. Quindi prestazioni ISO molto molto buone, molto diciamo utili per la fotografia notturna. Per quanto riguarda l'autofocus, Fuji ha fornito questa fotocamera di un buon sistema di autofocus, visto che grazie all'otturatore riesce a scattare raffiche di ben 12 fps, anche se per un numero molto limitato di scatti, quindi insomma doveva stare dietro agli fps l'autofocus, e ci riesce, non perde mai colpi se siamo in condizioni di luce ottimali, mentre se siamo, diciamo, al buio, tra virgolette, potrebbe perdere un po' di colpi, potrebbe fare un po' di fatica a mettere a fuoco. Dicevo, l'otturatore riesce a fare 12 fps, raffiche da 12 fps, e riesce a scattare a 4 millesimi di secondo alla minima apertura, mentre alla massima apertura abbiamo solo diciamo, la velocità massima dell'otturatore diminuisce a 1 millesimo di secondo. È una scelta abbastanza strana, visto che la lente è molto luminosa, a volte potrebbe tornare scomodo questa cosa. Non so, la scelta forse è nella costruzione dell'otturatore, visto che è a foglia, ma insomma non ho ben capito la scelta. Quindi l'autofocus abbiamo detto che è molto veloce, non perde colpi. Il focus manuale, Fuji ci dà a disposizione i due assistenti tipici, che sono lo zoom nell'area di interesse e il focus peaking, che farà risaltare di bianco le zone a fuoco. Quindi è un valido strumento per, diciamo, comporre la scena, se vogliamo mettere in focus manuale o se vogliamo utilizzare la funzione dei timelapse che ha integrata questa Fuji, ha l'intervallometro integrato. Anche questa è una funzione che userei all'infinito come il bokeh. Dicevo, cosa c'entra col focus peaking? Di solito quando facciamo un timelapse mettiamo a fuoco manualmente e poi lasciamo che la fotocamera scatti e basta, senza dover rimettere a fuoco ogni scatto. Comunque, se avete, diciamo, voglia di sapere qualcosa di più sui timelapse, ho fatto un tutorial, ve lo lascio linkato ovunque in descrizione, qui da qualche parte spunterà il video e a fine video molto probabilmente lo metterò, quindi insomma ve lo lascio linkato lì. Continuiamo con la recensione. Siamo arrivati al timelapse. Ah, non mi sembra ci sia altro da aggiungere. Lo stabilizzatore l'ho detto prima. Quindi, insomma, è una fotocamera molto molto buona per quanto riguarda la fotografia, come tutte le fotocamere della serie X. Ha molti strumenti utili a comporre lo scatto, per facilitare lo scatto. L'unica pecca è l'interfaccia, che è un po' scarna, e avrei preferito qualcosa di più user friendly, insomma. Comunque, insomma, è sempre una buona fotocamera a vedere dalle prestazioni. Per quanto riguarda l'aspetto video, non lo prenderei tanto in considerazione, perché sappiamo come si comportano le Fuji, non puntano
a diciamo, conquistare questo ambiente. Infatti ce lo dimostra l'interfaccia, un po' macchinosa, rende un po' macchinoso l'utilizzo della fotocamera. La qualità stessa dei video, anche se possiamo registrare in full HD a 60 fps, non è il massimo della qualità, quindi insomma lascerei da parte questo aspetto. Quindi in conclusione diciamo che, come tutte le altre sorelle, è un'ottima fotocamera. Infatti abbiamo ISO, si comportano molto bene, e abbiamo un autofocus molto veloce e preciso. Abbiamo un sistema di stabilizzazione molto molto efficiente. Insomma, abbiamo anche l'assistente al focus manuale, appunto per il focus manuale. Quindi insomma, come fotocamera è veramente veramente molto buona. È una delle migliori che si trovano sotto i 500 euro. Comunque, se avete domande sulla X30 fatele pure. Adesso la sto usando per registrare, visto le dimensioni proviamo a usarla tipo videocamera da vlog, però non avendo lo schermo tiltabile è un po' scomoda comunque. Quindi insomma, se avete domande fatele pure, sono sempre a vostra disposizione, e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su quello che facciamo. Io questo video lo concludo qui e ci vediamo al prossimo. Quindi, dallo è tutto, arrivederci.